chiamo Carlo Bottelli, sono uno scrittore, vengo da Milano e sono qui a Valencia per raccontare la nuova avventura di Azzurra, Azzurra 2, Valencia 2007, l'avventura continua, perché ho scritto un romanzo legato alla Coppa America. Estate 1983, Isola d'Elba, la più bella estate della mia vita, è stata segnata anche da questa avventura di questa barca italiana fantastica che ha fatto innamorare gli italiani. Io allora dissi, 24 anni fa, questa barca cambierà la mia vita. Ed è stato così. Perché ho scritto questo romanzo? Perché lavoravo in uno studio legale molto importante di Milano e mi vestivo con un fresco lana grigio e una cravatta al collo che erano diventati per me una prigione. E nel 1997, 10 anni fa, tornando dal tribunale con la valigia in mano, dopo aver fatto un'importantissima causa, allora dissi non voglio più fare questo, io voglio vivere, voglio essere felice. E su una panchina di questi giardini io mi immaginai una ragazza bionda con gli occhi azzurri che mi sorrideva. 3 anni dopo lasciai lo studio legale, lavoravo in una importante società di comunicazione. Ore 20:30 uscimmo io e i miei colleghi da una riunione importantissima e pesantissima. E alla termine di questa riunione tutti continuavano a parlare di questa cosa. Era le 8:30 di novembre e io dissi, ma stanotte Luna Rossa sfida gli americani. E io lì dissi, adesso basta, adesso diamo ali al mio sogno, alla mia fantasia. E così è stato. Nel 2002, mentre stavo lasciando questa società di comunicazione, cominciai a scrivere un romanzo. Avevo già pubblicato alcuni libri di fiabe, ma un romanzo come si scrive? Io non so come si scrive un romanzo, non l'ho mai saputo, non ho fatto nessuna scuola né di giornalismo né di scrittura. Io tutte le sere aprivo il computer e ho detto aiutami a scrivere qualcosa, sei scritto da solo. Io solamente ho raccontato quello che il mio cuore con tutta la forza desiderava, essere felice. Questo romanzo mi ha portato qui. La gente mi chiede quando ci sarà Azzurra 2? E la più grande gioia che posso provare io è vedere negli occhi della gente chi mi dice mi hai fatto sognare, grazie. Io ringrazio voi che l'avete letto e che vi siete innamorati di questo sogno. Che una volta il maestro Montanelli mi disse ricordati che quando scrivi non è pericoloso se va male, perché finisci lì, è pericoloso se va bene, perché dopo è un impegno col lettore che non puoi disilludere. Tra l'altro ho avuto la fortuna nel mese di dicembre del 2006 di partecipare alla trasmissione televisiva Chi vuole essere milionario. Nel giro di 3 giorni ho fatto la domanda, mi hanno chiamato e poi sono andato in trasmissione. L'importante di quella trasmissione è stato che la gente, non tanto che mi riconosceva per strada o mi diceva, non so, cose incredibili tipo tocchi il mio bambino perché lei porta fortuna. Il bello di quella trasmissione è stato che ho potuto dire alla gente, ho potuto far mostrare alla gente una cosa a cui io tenevo molto, che credo che si possa inseguire un proprio sogno e costruirla. Poi i sogni ti aiutano moltissimo, forse vengono giù, non lo so. Io, quella trasmissione è stato qualcosa che mi è servito tanto, anche mi ha dato una mano anche economicamente. Quella trasmissione non è stata una puntata televisiva, è stata una guida, qualcuno che mi ha guidato fino alla fine e al momento giusto ho detto adesso è il momento di fermarsi. Fermarsi, essere felici e continuare a fare altre cose come questa. Questo non è che un punto di partenza per tanti altri sogni che ci saranno. Quindi Gerry Scotti, la trasmissione televisiva, la TV, tutto bellissimo. Ma la cosa bella è che è un punto di mi ha dato l'opportunità di essere qui, di continuare a essere felice.